poltronissima alla grande, evento OAS, e guardate qui con chi siamo, con Gio Squillo, benvenuta! Benvenuta, benvenuta da Gio Squillo, tanti baci, tutti belli! Anche se non da siamo Torino. Donne noi, eh? Ma no, vabbè, cosa vuol dire? Baci a tutti. Tanto è sempre più bello, grazie. Gio Squillo. Sono bassa, perché no, dovete sapere, non porto i tacchi, vuoi inquadrare? Inquadriamo. È una delle poche volte che voi mi vedete senza il tacco. Perché lo sapete? No, perché mi sono rotta l'astragalo all'Isola dei Famosi. Sì, caro, uno pensava che io avevo fatto delle scene. In realtà mi sono rotta quell'osso del piede che dopo ancora 2 mesi praticamente sono ancora... Lo so. Po' di anatomia. Non è una cosa pazzesca. Però ti sei destreggiato alla grande all'Isola. Però stasera quale OGR? Sì. Che bello questo grande evento. Poi tu con la moda, chic to chic. Così. Sì, proprio così. Diciamo anche da 20 anni. Cioè sono stata la prima a raccontare la moda in un altro modo. Vero. Come nella musica, diciamo, sono fatto stata una pioniera su tante cose. Vabbè, questo è bellissimo, ci piace. Senti, no, un po'. Guarda che a volte non è tanto bello, perché ci sono quelli che spaccano i muri con la testa e gli altri passano con i tappeti rossi. Tranquilli. Lo so. Lo sai, ecco. Per Gio cos'è la moda? Ma cos'è quando uno vuole avere stile? Lo stile per Gio Squillo? Beh, lo stile è potersi permettere di tirare fuori il tuo carattere e la trasformazione del tuo carattere con una visione, cioè devi avere una visione, chi sei. E io sono sempre stata una donna, spero, una ragazza ribelle, però elegante, cioè sempre. Una ribellione elegante, ecco. Poi puoi essere punk, puoi portare la cresta, puoi avere i capelli verdi come ce l'avevo ovviamente 40 anni. No, saranno Ma cosa stai dicendo? Ma no, ma che dici, Gio, dai. E questi 4 giorni qui? Quattro vite fa, negli anni 80, appunto avevo la cresta alta, però fondamentalmente poi rimane quella strada che ti ha fatto fare questa evoluzione, ma rimani in fondo sempre una banca, no? Quindi certo, comunque dentro esatto, che è quella sorta di essere sempre più legati a un sociale, anche a un'attenzione al perché cosa ci stanno dietro le cose, ad essere curiosi, a non fermarti a un'immagine esteriore, a andare a scavare dietro e poi anche rompere un po' gli schemi, voglio dire. Che tanto ce ne fa sempre bene. Però tu hai descritto lo stile. Qualcosa che arriva da dentro è come una luce, ti illumina. È quello. E lo stile non si diventa. Improvvisa neanche. Ma 4 giorni qui, ti abbiamo a Torino finalmente, Gio Squillo. Io ero un po' spaventata di 4 giorni, mamma mia, perché devo fare un sacco di cose. E invece allora sono arrivata e per me Torino è sempre surprise. Vero? Cioè oh ma sai quelle cose che... Ah oh, però, ah oh, ma... sai quell'atteggiamento che noi arriviamo un po' di Milano, sai? Milano. E invece noi ci siamo. Io mi sono trovata benissimo in questo posto che intanto è wow, bellissimo. C'è una buonissima vibrazione, delle persone straordinarie che ci lavorano, bellissime collezioni, capacità sartoriale, il Ben in Italy, la gente che si fa rete, che fanno impresa, le cose, la storia bella italiana, quello che forse lo era tanti anni fa, no? Cioè l'impresa che è nata da qua, quindi mi dicevano la Citat, la Fiat, insomma tutte quelle imprese che hanno fatto grande l'Italia, ma forse oggi non sono quelle grandi imprese che fanno l'Italia, ma sono le piccole imprese che fanno l'Italia, cioè i piccoli artigiani, le piccole capacità, le piccole passioni, anche perché sono tutta gente che ha tanta passione, perché diciamo la verità qua non c'è niente dietro istituzionale che ti aiuta, qua ci sono gli imprenditori come sempre che mettono il danno. Dottor Barbano, assolutamente. Però ecco una cosa che volevo chiederti, ma tu in questo contesto raccontaci cosa farai, scusa, non ho capito. Eh no, vogliamo un po' sapere. Ma mi date una poltrona, siamo qua. Amore, allora, guarda, noi siamo poltronisti e ci viene poi a trovare anche in radio. Ah, volentieri. Guarda, qua incontriamo innanzitutto tanti amici, perché io conosco ad esempio i grandi creatori di Eleven, che è un brand straordinario. Poi ci sono ovviamente anche tanti piccoli artigiani, ma anche insomma la sartorialità del wedding con il signor Pignatelli, capito? Poi c'è lo street style che adoro, streetwear che è molto bello. Oggi mi piace anche scoprire delle cose anche fuori dai loghi.
cioè la griff, i grandi griff, insomma io le vedo, però mi piace anche trovare quello senza griff, quello che ha una storia, che ha un racconto diverso, quindi mi piace molto e mi piace incontrare qualcosa che è nuovo. E forse si riparte da Torino, perché Torino diventa poi questa capitale un po' questo out of the center. Magari così Giosquillo viene di più a Torino. Già, assolutamente. La rivoluzione. Vado, dicono qua nelle fiere, non si mangerà sempre come si mangerà, no, si mangerà come Madonna. Sono vegana, entro al ristorante, ma noi abbiamo tutto il menù vegano. Cioè, no, devo dire, siamo attrezzati. Siamo molto attrezzati, una roba, ma anche vegetariano, però che senza glutine? No, tanto di cappello. Sono felicissima, ho mangiato dei ravioli, gli asparagi con il basilico, veramente buonissimi. E quindi sono molto fiera di stare qua 4 giorni, spero di non ingrassare troppo perché so che mi già... Ma puoi permetterti tutto, noi siamo felici di averti qui. Grazie di cuore. Felici, grazie. Grazie, grazie, grazie. Veramente. Ciao, ciao.